Giusto per essere un attimino chiaro, in data 5 luglio l'azienda Colle e Colla ha comunicato un'apertura di procedure 223 per il licenziamento di alcune, diciamo, licenziamento collettivo, mobilità, perché praticamente una commessa all'interno del call center ha deciso, diciamo, di spostare la lavorazione da Locri in un'altra sede, sempre di Colle e Colla, diciamo, del call center, di spostare la sede a Bari. Diciamo, la lavorazione di questa commessa a Bari. Questo è un'altra tipologia di call center, perché questo è un call center outbound, cioè di vendita. Invece il nostro call center qui a Locri è un call center inbound, cioè un call center di servizi, che eroga servizi, diciamo, per delle aziende, diciamo, di energia, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso noi, essendo dipendenti di questa, diciamo, di Colle e Colla, lavoriamo alcune, diciamo, commesse per servizi energetici. Una di queste commesse, diciamo, ha, diciamo, deciso di spostare questo lavoro in un'altra sede. Quindi, permettimi che così continuo, diciamo, dopo l'apertura di queste procedure 223, gli RSU, diciamo, con le organizzazioni sindacali presenti, diciamo, sul sito di Locri, che sono la Wilcom e la CGIL, hanno richiesto un esame congiunto con l'azienda per poter fare il punto sulla situazione. Ieri, come dicevi bene tu, c'è stato il primo esame congiunto, quindi con l'azienda, per vedere chi sono impattati, a che livello siamo impattati per quanto riguarda il call center, e abbiamo richiesto alla fine di questo incontro un esame, diciamo, congiunto anche con questa commessa che vuole portare via, diciamo, questa lavorazione da Bari insieme all'azienda, sindacati e istituzioni regionali. Quindi verrebbe trasferita l'azienda da Locri in un'altra sede. Una commessa dell'azienda. Una commessa. Quindi non c'è un problema di venir meno del lavoro, diciamo. È solo un capriccio, possiamo chiamarlo così, dell'azienda, Diciamo di che trasferire. venendo meno questa commessa si crea un buco di 129 dipendenti che lavorano questa Ho commessa, su capito. E quindi 300, più o meno 360 dipendenti sono totali. ragazzi, giovani madri e giovani padri della Esatto, Locride, giusto? esattamente. Ragazzi come me che più o meno si aggirano, io parlo per quanto riguarda me, 40 anni con bambini piccoli e con soprattutto spese di prestiti o magari mutui che uno si è accollato nel tempo, diciamo, per poter andare avanti, diciamo, Voi vivete nella nella propria vita Locride, quotidiana. a Roccella, Esattamente. Locri, Bovalino, più o meno 10 Io paesi. personalmente vivo a Siderno, però ci sono tanti ragazzi che vivono sia su Locri, su alcune altre, diciamo, realtà della Locri, diciamo, ecco, Ardore, magari Roccella, eccetera, eccetera. Molto più, diciamo, ecco, tutti quanti della zona Locri, ecco. Della Locri, quindi circa 130 persone, giusto? Esatto, sono impattate in questo momento 129 persone. È una bella botta, diciamo, per 130 È famiglie. una, direi Bruno, che è proprio una grande bomba sociale, perché a differenza, diciamo, di parti come Milano, Roma o delle grandi città dove di queste realtà se ne vedono quasi ogni giorno, nella Beh, Locride certo. effettivamente, È come se chiude un diciamo, dipartimento viene a della mancare. Fiat. Come? È come se chiude un pezzo di Fiat quando c'era la Fiat a Torino. Esatto, però diciamo che Torino, essendo una città più grande, uno magari riusciva a trovare qualcos'altro. Tieni conto che l'età media, diciamo, delle persone che sono impattate, come ti dicevo, è in 35-40 anni, quindi già vecchi per trovare nuovo lavoro, e soprattutto nella nostra zona che, come tu ben sai, diciamo, è molto difficoltoso, ecco.